Questa mattina a Palazzo Ducale il Consiglio Comunale di Sassari si è riunito per la giornata contro la violenza sulle donne per una mattinata di riflessione e informazione. Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murru, del Sindaco Nanni Campus e dell'Assessore alle politiche sociali Gianfranco Meazza hanno preso la parola le consigliere e i consiglieri a cui sono seguiti gli interventi della criminologa Lorena Piras, della psichiatra Alessandra Nivoli, responsabile del Centro di vitimologia in Psichiatria Clinica e Forense, e di Giovanna Cottu, psicologa del Centro Antiviolenza Aurora del Comune di Sassari. In chiusura ci sono stati i saluti delle presidenti delle Commissioni Pari Opportunità, Maria Gabriella Bertoncelli e Disabilità, Ermelinda De Logu. Gli interventi sono stati strutturati per portare chi era in ascolto ad un percorso storico, ma anche emozionale ed emotivo. Lorena Piras, operatrice nel Centro di ascolto del nord Sardegna per uomini maltrattati e ricercatrice nell'archivio di Stato di Sassari ha presentato il lavoro del CAM e la sua ricerca alle donne nei fascicoli penali tra 8 e 900. È stata poi la volta di Alessandra Nivoli che ha ricordato l'appuntamento del 26 novembre con il servizio ambulatoriale nell'ex ospedale San Camillo a disposizione dalle 9 alle 13 per le donne che vivono una situazione drammatica e soffrono di una violenza psicologica, fisica, economica e di tutte le forme di violenza domestica. Nel suo intervento si è focalizzata poi sulla presentazione del funzionamento dell'unità di vittimologia, includendo le funzioni di assistenza clinica, ricerca universitaria e didattica, come formazione degli studenti e degli operatori sanitari che hanno a che fare con le vittime di violenza. Giovanna Cotto, invece, attraverso la presentazione di un caso, ha ripercorso come si caratterizza la dinamica violenta e come si articola un percorso di affrancamento da una relazione violenta. Presenti anche Angela Gandine e Caterina Cirotto, organizzatrici di una raccolta fondi a favore del progetto Aurora, coordinando e gestendo estendo l'iniziativa Viva Vittoria Sassari. Il progetto ha preso vita nel 2019 coinvolgendo migliaia di persone a Sassari in tutta la Sardegna che hanno realizzato 8000 quadrati in maglia con i quali sono state create le circa 2000 coperte per la manifestazione di raccolta fondi a sostegno delle donne vittime di violenza.